Allora, la previsione per il futuro è che il liquidatore continui a fare delle aste con un ribasso che è quello che ha già fatto fra la prima e la seconda, cioè di un 10%. Io ho avuto un incontro ieri con il professor Fazzini, ho chiesto che si facesse di tutto per accelerare le operazioni facendo in modo che ci sia diciamo così, quante più aste possibili nell'arco del più breve tempo, considerato che ogni asta avrà un ribasso che è previsto per il 10% per ciascuna. Ho chiesto anche di valutare se è possibile un ribasso ulteriore, anche perché sappiamo bene che più il prezzo è basso, più ci sono possibilità che qualcuno sia interessato a acquistare quell'area, anche perché è l'obiettivo che ci siamo posti fin dall'inizio di far ripartire. C'è una scadenza dei permessi a costruire a giugno del prossimo anno, ci hanno fatto una richiesta di proroga su cui abbiamo ancora da dare una risposta, ma che oggettivamente proprio per permettere la possibilità di fare ulteriori aste, siamo intenzionati a concedere fino alla scadenza del piano attuativo, che è poi il momento in cui anche l'amministrazione può prendere delle decisioni in una direzione o nell'altra, con l'orientamento che ho sempre detto che se a quel punto non ci fossero decisioni prese, non ci fossero prospettive, è chiaro che l'amministrazione può e farà di tutto anche per rivedere le decisioni sulla destinazione di quell'area. Ecco, all'orizzonte possibili acquirenti non ve ne sono. Oggi no, con quel prezzo lì mi pare di no, insomma, il fatto che l'asta sia andata deserta è emblematico da questo punto di vista, però è chiaro che quello è un intervento che può essere appetibile se il prezzo si riduce e c'è, diciamo sì, anche una convenienza. Naturalmente quelle stime sono state fatte anche su una previsione che fu fatta a suo tempo di una vendita a metro quadro degli appartamenti e dei fondi commerciali che non è quella che oggi il mercato potrebbe sopportare. Quindi da questo punto di vista, se ci sarà un ulteriore è abbastanza consistente riduzione del prezzo di vendita, sono convinto che poi alla fine qualcuno potrebbe essere davvero interessato a far ripartire il cantiere.